ragazzi, io mi chiamo Sydney, benvenuti sul mio canale e sulla mia rubrica russaliana, appunti russi di un'italiana. Guardate dove sono. Io e il mio ragazzo stiamo per salire lassù. Come si chiama questo edificio? Oco. Oco? Sì. Oco Bashnik. Sì, che è l'ucraino per un occhio. È proprio un nome ucraino. Ora ci stiamo trasferendo su un altro ascensore per salire ancora più su. Siamo arrivati in cima. Da qui è impossibile dire che si vede tutto perché Mosca è un enorme fungo che cresce. Vedete quella? Quella deve essere la Moscova. E quello è lo stadio. Dovrebbe essere, secondo me, Luzhniki. Questa scritta dice: più in alto c'è solo l'amore. Questo video ha avuto una non molto breve interruzione perché, come sospettavo, era un'occasione per farmi una proposta ufficiale di matrimonio. Questa qui che vedete è la Moscova. Quello è Parpabiede, vedete? 141 metri 80 centimetri di altezza. Oh. E ogni 10 centimetri rappresenta un giorno della qua si chiama, anche la patria che cominciò, dico correttamente, no? Cominciò nel 41 e sappiamo che la seconda guerra mondiale cominciò in 41. Comunque per due anni Germania, Nazi, Unione Sovietica erano alleati. Non l'ho inventato io, è la storia. Se non lo sapete, leggete. Per quella gente che dice che stiamo proteggendo questo stato, eccomi qua. Io non l'ho mai fatto. Però ci vivi. Cosa vuoi dire a quelli che dicono, però ci vivi? Io ci sono nato. Io non ho mai scelto. E io che non ci sono nata. There's a thing called free will. Yeah. Mm-hmm. Прям по курсу, вот, потому что Кутузовский, да, он потом, или подожди, это ж, да, это Кутузовский, да. Это МИД, Министерство иностранных дел, Министерство дели аффари эстери. Ага, и quello ti mi dicevi che è la набережная... Di Taras Shevchenko. Taras Shevchenko, cioè è intitolata a un personaggio ucraino. Sì, il poeta più famoso ucraino. Quindi sì, questo tema oggi ci segue. Questo tema ci persegue, ciao. Questo tema ci... Ma in realtà non è che ci persegue, cioè era così anche prima, no? Perché sì, la sì. Storia dell'Ucraina è una parte della storia dell'Unione Sovietica. Sì, quest'area qua è tutta chiamata... how do you say after people?
in onore di, sì, in onore porta il nome di, sì, c'è, c'è, ci sono tre stazioni Kirskaya, sì, la stazione ferroviaria c'è lungo fiume Taras Shevchenko, albergo Ucraina, Ucraina. Che c'è stato dagli anni 50, mi pare. E quindi sì, io, anche questo l'ho sì, c'è stato prima. Prima di noi, sì. Sì, sì, molto prima. Molto prima di anche noi. Prima dei, dei miei genitori. Adesso stiamo scendendo di nuovo giù. Solo pochi minuti fa quella, la cima di quel grattacielo era proprio di fronte a noi. Questo era molto più basso. Questo qua. Proprio sotto noi. Sotto di noi. E adesso andiamo a comprare la giratva. Che sarebbe la giratva, la roba da mangiare. E in russo giratva vuol dire fine dining. Veramente andiamo anche a prendere la roba per bukhat, come si dice? Come è giratva se bibite alcoliche? Buchlo, fine wines. Buchlo. Ma poi in realtà non è buchlo. Andiamo a prendere dello spumante. Poi io, figuratevi, che sono quasi astemia. Quindi la pizzettina con lo spumante ci vuole giusto per fare da spugna, per assorbire l'alcol. Guardate. Ho fatto una proposta di matrimonio online ad Anton Savosin. Anton la riceve via mail. Registrazione e braca. Anton Юрьевич. О, там колечки нарисовали. Покажи, покажи. Антон Юрьевич, вам поступило предложение к подаче заявления на регистрацию брака. Невеста. Так, ну,